primo intervento prima della tavola rotonda della mattinata con Francesco Gasperi. Francesco, direttore di Habitech, si è parlato di tassonomia immobiliare e di ESG. Sarà sempre più importante l'uso dei materiali biobased proprio perché dobbiamo rispondere a questi fattori. A te la parola. Grazie Maria Chiara, grazie a PFC per questo invito. È un tema molto importante, 20 minuti forse sono pochi per parlare di questo tema, cercherò di fare una vista a volo d'uccello per introdurre un po' il tema. Sono due temi diversi ma che si toccano molto, quello degli ESG e della tassonomia europea. Cos'è ESG innanzitutto? Sento parlare di nuova sostenibilità. In realtà quando nel 2007 si iniziava a parlare tanto di sostenibilità in edilizia, si parlava sempre di people, profit e planet, quindi persone, profitto, quindi finanza e attenzione alla parte climatica. Ecco, gli ESG è un po' un'evoluzione di quel tema lì, che non guarda solamente la parte ambientale, ma guarda anche la parte finanziaria ed economica e quella ovviamente climatica. E per me è soprattutto un percorso di consapevolezza. È una misurazione di certi fattori che mi portano a dire che la mia opera, la mia azienda o le cose che faccio quotidianamente abbiano un aspetto rispettoso verso tutti questi tre fattori. Ma perché sono così importanti? Perché per la prima volta, andando verticale sull'edilizia, più di altre volte, la finanza e l'edilizia si trovano su un terreno comune, si parlano. Abbiamo visto, ne parlavano anche prima, di certificazioni di sostenibilità, però molto spesso le certificazioni di sostenibilità venivano viste come un qualcosa che veniva raggiunto ma che poi non veniva premiato dalla finanza. Non potevo andare in banca a dire vabbè sono LEED, sono BREEAM, sono ARCA e magari avere qualcosa in più. Ecco, il tema di ESG introduce anche questo aspetto qui, che fa il pari con quello che può essere in effetti un'idea di futuro. E si sta passando lentamente da quella che può essere una shareholder economy a quella che è una stakeholder economy, ovvero fino adesso si pensava solamente al profitto, sempre di più esiste una forte interconnessione non solo nel profitto ma tra l'azienda e i clienti, tra i fornitori, i dipendenti, le aziende anche tramite i loro edifici cercano sempre di più di creare benessere per tutti i loro lavoratori, per tutti gli stakeholder. E come si fa? Ultimo passo sulla parte finanziaria. Larry Fink, che è questa persona qui, nonché l'amministratore delegato di BlackRock, che è la società di investimento nel mondo che gestisce un patrimonio finanziario impressionante, qualche anno fa ha mandato una lettera ai suoi amministratori delegati dei vari fondi e ha detto ogni impresa e ogni settore usciranno trasformati dalla sostenibilità o dalla transizione sostenibile e le prossime 1000 imprese non saranno social media, investitori o altro, saranno innovatori sostenibili e scalabili, startup che aiutano il mondo a decarbonizzarsi e rendono la transizione energetica accessibile a tutti i consumatori. Ora sembra dai gossip che stia tornando indietro, in realtà no, non è così, è solamente che è un diverso modo di approcciare il tema degli ESG. Però ecco, se il più grosso finanziatore mondiale, quello che ha un po' sotto mano gran parte dell'economia mondiale, almeno negli investimenti, sta spingendo sul tema della sostenibilità, vabbè, vuol dire che qualcosa si sta muovendo. Ma quali sono questi criteri ambientali, sociali e governance? Ognuno fa un po' a modo suo. Poi vediamo perché piano piano invece si va verso una definizione. Quelli ambientali sono quelli forse più sviluppati, li conosciamo tutti. Siamo in una sede come quella di Casa Clima, dove per primi hanno sviluppato una certificazione che puntava soprattutto all'aspetto ambientale e non solo energetico. Ci sono gli aspetti sociali, come dice il termine, indicatori relativi al rapporto, all'impatto dell'intervento sulle persone che fanno attività con me o che comunque indirettamente o direttamente tocco nelle mie attività. E poi quelli di governance che riguardano invece tutta la gestione dei criteri sopra citati, ambientali e sociali, ma allo stesso tempo anche tutte le politiche e le procedure adottate nell'edilizia dalla progettazione alla gestione, nelle aziende, soprattutto sulla parte di gestione.
E se devo disegnare quelli che sono i driver del cambiamento e quello che un po' va a unire il tema degli ESG in edilizia sono questi: la domanda del mercato, la normativa e la finanza. Velocissimo sulla domanda del mercato, la parte E, vi dicevo, è tanto sviluppata, c'è sempre maggiore attenzione, c'è sempre maggiore consapevolezza dal consumatore o da chi compra un edificio ad a richiedere caratteristiche di sostenibilità, caratteristiche di performance, e vediamo che gli studi e le ricerche lo stanno premiando, questo lo stanno dimostrando, e in effetti ci sono maggiori rendimenti, edifici sostenibili certificati, soprattutto nelle grandi città hanno una vacancy inferiore, cioè li affitto prima rispetto ad altri. Cito sempre il caso su Milano di un cliente che stava realizzando il suo immobile in Porta Nuova, arrivavano gli affittuari e dicevano: ma è certificato come quello vicino di Heinz, di Coima? No, non lo è, e uscivano dalla porta, perché si aspettavano sempre di più, e quindi è corso al riparo e ha cercato di introdurre queste tematiche. E vi dicevo, un percorso di consapevolezza sempre più effettivamente quando entriamo in un edificio dovremmo chiederci come è stato costruito, però diciamo sempre, forse veniamo dal mondo, siamo quello che mangiamo, in realtà siamo anche l'aria che respiriamo all'interno degli edifici, siamo gli edifici nei quali viviamo, e entrando qui dentro non ho trovato una targhetta, così come ho trovato stamattina a colazione sulla scatola di cereali che mi diceva quanto nutritivi erano quei cereali o quanto nutritivo poteva essere l'edificio verso di me. Ecco, sempre di più si dovrebbe dimostrare che quell'edificio ha certe tematiche, certe caratteristiche. E un po' ci aiuta la normativa. Sempre a livello europeo. Attenzione, siamo sempre stati abituati, vabbè, ad andare all'assessore di turno o dal politico di turno a dirgli influenza le politiche, ma sempre di più le politiche arrivano dall'Europa. E l'Europa sta mettendo in atto un piano impressionante dal punto di vista energetico e ambientale. Sapete del discorso della Ursula von der Leyen nel 2019 che lanciò il New Green Deal. New Green Deal che porta un piano di investimenti pubblici di 1 trilione di euro. Ho dovuto scrivermelo cosa vuol dire 1 trilione di euro perché non sapevo cosa volesse dire, ma guardate quanti zeri ci sono. Ecco, quelli sono i soldi che l'Europa sta mettendo sul piatto per andare a riqualificare, o meglio a fare attività che abbiano attenzione verso la biodiversità e l'economia circolare e tutti gli aspetti. E qui un po' si trova il tema ESG, perché le misure introdotte dalla Commissione puntano a orientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili, finanza, gestire in modo più efficace i rischi finanziari e migliorare la trasparenza nella misurazione e nella comunicazione di tutto questo. E la roadmap dell'Europa per una finanza sostenibile, attenzione, non per un ambiente migliore, ma per una finanza sostenibile, parla di tassonomia europea, che adesso andiamo a vedere che cos'è, e parla di ambiente, socialità e governance. Sempre più aspetti interconnessi. E guardateli, ESG, tassonomia potremmo vedere che è una parte soprattutto ambientale. La direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale è una corporate social responsibility social, quindi parte S. Lì dentro c'è tutto il tema della socialità, i bilanci di sostenibilità che molte aziende stanno facendo, le analisi di impatto, il fatto di trasformarsi in società benefit, sono tutti aspetti molto sociali. E tutto il tema del regolamento sull'informativa, che è la SFDR, che è l'aspetto della finanza e quindi molto più riguardante il tema della governance. Ma che cos'è questa famigerata tassonomia europea? E perché è importante? Perché magari fino a qualche anno fa sembrava qualcosa che stava soprattutto su una scala molto alta, gli edifici, i fondi, le aziende quotate. In realtà dal 1 gennaio 2024 tutte le banche devono dimostrare alla BCE di avere un certo valore di GAR. Che cos'è il GAR? È il Green Asset Ratio, ovvero devono dimostrare che a fronte di X mutui fatti in un anno, una certa percentuale deve avere degli investimenti che riguardano l'aspetto sostenibile, green. E quando parlano di green si rivolgono a tassonomia, soprattutto per quanto riguarda adesso la nostra parte dell'edilizia, ma perché andiamo in verticale su quello, ma sarà anche su tutte le aziende.
La tassonomia innanzitutto definisce quali sono gli obiettivi ambientali dell'Unione Europea per poi chiarire quelle che sono le attività economiche che possono qualificarsi come ecosostenibili. Per ora il regolamento ha come destinatari diretti i partecipanti ai mercati finanziari e le imprese soggette all'obbligo di realizzazione della dichiarazione non finanziaria, quindi diciamo così quel cluster di aziende di cui vi citavo prima, aziende quotate, aziende con più di un certo tipo di fatturato, un numero di dipendenti. Ma piano piano ci si entra sempre di più, arrivando anche alla richiesta che le piccole e medie imprese si adeguino alla tassonomia negli anni prossimi. E il regolamento comunque si può applicare attualmente in modo volontario. Gli obiettivi ambientali della tassonomia sono 6: la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'aspetto della protezione dell'acqua e delle risorse marine, la transizione verso l'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la biodiversità e gli ecosistemi che devono essere protetti. Sono stati normati tutti e 6, troverete sul sito dell'Unione Europea soprattutto i primi 3, poi piano piano arriveranno anche gli altri. Ed è questo il sito dell'Unione Europea che va a dichiarare quelle che sono le caratteristiche che deve avere un investimento o un'azienda per essere dichiarata sostenibile. Andiamo in verticale, i settori sono questi, arti, divertimento, costruzioni, real estate, education, energy, l'aspetto delle foreste, information, insomma un po' tutti gli aspetti che coinvolgono la vita di ognuno. Andiamo in verticale sulla parte di edifici e andiamo a guardare la parte di costruzione di nuovi edifici. Poi quando si tocca il construction and real estate, che è questo qua segnato dalla freccia, si apre un mondo. L'acquisizione, la proprietà di edifici, l'installazione e il mantenimento di impianti, la riqualificazione di edifici. Oggi vi ho portato soprattutto la parte di costruzione di nuovi edifici. E nella tassonomia ci sono 2 aspetti che forse il PNRR, per chi è familiare con esso, ha già introdotto, che è il tema del DNSH e dei contributi sostanziali. Il contributo sostanziale è qualcosa che io decido di andare su quel specifico pilastro, quindi ad esempio la mitigazione ai cambiamenti climatici, e seguo quello, e poi non devo arrecare danni significativi agli altri 5 pilastri, risorse marine, adattamento, eccetera, eccetera. Andiamo a vederli tutti e 6. Per l'edilizia, costruzione di nuovi edifici. La prima, mitigazione. Il fabbisogno energetico delle nuove costruzioni deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto ai requisiti di un edificio a quasi energia quasi zero previsto dalla misura nazionale. Ovviamente normativa europea parla di misure nazionali. Per gli edifici invece sopra i 5.000 metri quadri bisogna calcolare global warming potential, quindi il potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita, e allo stesso tempo bisogna fare delle verifiche di integrità termica, quindi l'analisi con la termocamera o comunque un commissioning avanzato del tema involucro e il test di blower door, obbligatorio per essere definiti tassonomia e per rispondere al tema della mitigazione e adattamento climatico. Cambia con il mondo delle ristrutturazioni e acquisizioni, perché ovviamente il tema magari del blower door test o dell'integrità termica non è così semplice e quindi ci sono dei diversi valori. Qui vi ho riportato, adesso non ve li vado a leggere, ma le slide poi sono pubbliche. L'altro tema invece è quello dell'adattamento, qui siamo nel DNSH, quindi prima era un contributo sostanziale, ora si parla di non arrecare danni significativi. Adattamento al cambiamento climatico, obbligatoria un'analisi di rischio climatico e di vulnerabilità dell'edificio. Cosa significa? Controllare che negli anni prossimi, col cambiamento climatico, il mio edificio possa continuare a resistere, a vivere e a continuare nelle sue operazioni. E quindi un'identificazione di possibili rischi fisici legati al clima, una valutazione del rischio e della vulnerabilità e la valutazione anche obbligatoria di soluzioni nel caso di ridurre il rischio fisico. Ho lavorato su un hotel a Venezia, capite quanto quel fondo immobiliare che applicava la tassonomia avesse particolare premura nell'analisi climatica di Venezia.
E questi sono i possibili rischi climatici che ci sono, acuti e cronici, dovuti alla temperatura, ai venti, alle acque o alle masse solide. Quindi vanno analizzate tutte facendo una sorta di semaforo. Alcune magari per quell'area specifica dove vado a costruire l'edificio non si applicano, altre invece diventano particolarmente pressanti. L'esempio di Venezia con l'acqua alta. L'attenzione alle risorse idriche. Questo forse è un tema che già dalle certificazioni di sostenibilità viene forte, quindi un'attenzione al consumo di acqua per il mondo del residenziale e del non residenziale. Qui ho portato il tema del non residenziale, dove ci sono attenzioni ai livelli massimi per i rubinetti, le docce, i vasi sanitari e gli urinatoi. L'attenzione all'economia circolare, di cui parlava anche il relatore precedente, e l'attenzione durante la fase di realizzazione dell'immobile o di demolizione di alcune parti dell'immobile, almeno il 70% dei rifiuti deve essere portato fuori dalla discarica e deve essere dimostrato. Ora io vedo che il 70% normalmente si riesce a raggiungere, però va fatta anche un'analisi di flessibilità dell'immobile, ecco l'economia circolare di cui si parlava prima, progettare l'immobile affinché sia adattabile e flessibile ai cambiamenti che ci possono essere nel tempo. Ultimi due aspetti, la riduzione dell'inquinamento e il tema della biodiversità. Qui attenzione soprattutto agli aspetti chimici dei prodotti e ai materiali o prodotti chimici che possono essere inseriti, quindi composti organici volatili, formaldeide e altro. Vedo che Maria Chiara si è alzata in piedi, quindi corro. E il tema della biodiversità, dove va fatta una valutazione dell'impatto ambientale che va molto in pari passo con quella del rischio climatico. Sul tema delle foreste, visto che siamo in un consesso di PFC, c'è anche un'attenzione particolare anche alla gestione delle foreste, alla conservazione, eccetera, eccetera, che deve essere assolutamente analizzato per chi possiede effettivamente territori o terreni boschivi. PNRR, anche lui, il suo DNSH, ve lo porto principalmente per un aspetto che è questo che ho segnato in grassetto, ovvero che in caso di costruzione in legno l'80% del legno utilizzato deve essere certificato FSC o PFC o da altra certificazione equivalente. E quindi un'attenzione anche all'aspetto del mondo legno. Ultimo aspetto, la finanza. Prima diceva che bello, ce l'hai, bravo, adesso devi averlo. Quindi sempre più si passa da un'ottica di nice to have a un'ottica di must have. E sempre più ormai quando si arriva allo sportello bancario a chiedere un mutuo viene richiesto se quell'investimento ha un'ottica di sostenibilità o non sostenibilità. Conoscere la tassonomia significa intraprendere da subito delle misure corrette per poter analizzare questo. E i mercati finanziari premiano con finanziamenti per progetti, SACE ad esempio investe, ma anche Unicredit, che dice che la sostenibilità è diventata rapidamente una considerazione chiave per gli stakeholders in tutto il mondo. Chiudo con le ultime considerazioni. Innanzitutto, una buona parte degli attori non è ancora in grado di tracciare il valore della sostenibilità. Gli investitori stanno iniziando a prendere confidenza e quindi ne stiamo parlando per primi adesso, quindi chi arriva prima sul mercato ha sicuramente un grande vantaggio competitivo. E sarà importante sicuramente valutare quando interverranno fortemente anche i parametri ESG. Oggi vi ho parlato dei parametri E perché sono i più facili, quelli più normati, ma sulla S e sulla G c'è grande confusione ancora. E si passa sempre più da un paradigma di un edificio che adesso ha un green premium, è sostenibile, vale di più, a un futuro in cui la sostenibilità sarà normale e varranno di meno gli edifici che non lo sono. E mi sono interrogato cosa può fare l'edilizia in legno. Innanzitutto un'attenzione particolare agli aspetti di riduzione dell'impronta di carbonio. Sempre di più le aziende e gli investitori chiedono di misurare i propri impatti. E gli investitori principalmente utilizzano questo sistema che è quello del rischio, che vanno a vedere quando un edificio rispetto agli accordi di Parigi andrà ad incagliarsi, cioè uscirà dal mercato. E quindi bisogna essere molto pronti a quel punto, con azioni precedenti, a rialzare quell'edificio sopra la curva.
Quello che posso dire sul legno è che sulla lettera E abbiamo tutte le carte in regola per vincere la partita, assolutamente, cioè ce lo siamo detti oggi in più volte. Tante di quelle cose che abbiamo visto anche nella tassonomia, l'edilizia in legno ha tutte le caratteristiche per poter vincere questa partita. L'attenzione agli aspetti di riduzione di impronta di carbonio, le innovazioni di prodotto e di processo per migliorare le performance degli asset, continuiamo a studiare, ricercare, migliorare i nostri prodotti, i nostri edifici affinché possiamo essere competitivi sul mercato. E vedere un edificio più alto a Rovereto, un social housing di 9 piani, ecco, proviamo a entrare fortemente nel mondo degli investitori del real estate, lì spaccheremo di sicuro. Grazie. Grazie a te Francesco, mi viene da considerare che sarà importante perché alle volte non stabilito un minimo, un limite, si cerca di arrivare a quel limite, non si va oltre. Ecco, il legno non deve perdere coerenza con anche la sua unicità e non deve servire solo ad arrivare a quel limite, ma deve essere impiegato per andare oltre. Assolutamente sì, noi lo vediamo dal nostro particolare osservatorio di Habitec e di Arca, che sempre più c'è grande attenzione verso questa tematica e penso che oggi ce lo siamo detti, decarbonizzazione, comunicazione, perché c'è tanta comunicazione da fare sul mondo del legno, certo. E ci possono spingere davvero verso l'alto.